parla i pezzi memorabili della storia del cinema che ci ha lasciato. E parla, a me fa sempre piacere ricordarlo, anche il vocabolario che lui è riuscito a mutare attraverso i suoi film, introducendo parole che a Firenze sono di dominio pubblico e nessuno ha neanche bisogno di chiedere cosa voglia dire, perché lo sanno di già, fin da bambini, fin dalla nascita, e che vengono tramandate nonostante magari anche io non ho assistito all'uscita dei film, oppure sono parole che fanno parte del nostro parlare, della nostra vita quotidiana. E non c'è di meglio che rendere omaggio a persone che hanno cambiato in meglio la vita quotidiana delle persone attraverso l'ironia, attraverso il sarcasmo, attraverso il talento, tanto talento, attraverso la fantasia. Noi l'abbiamo fortemente voluta questa intitolazione a Mario Monicelli. Abbiamo cercato a lungo un luogo adatto. Abbiamo iniziato qualche tempo fa rendendo omaggio al film che più di altri. Amici nostri, amici di tutti i fiorentini, però volevamo un luogo nell'oltrarno, volevamo un luogo che fosse diciamo riconoscibile a uno dei cuori della sua cinematografia. In realtà c'è già un'arena, amici miei, che all'interno del Mandela Forum, dove era girata appunto una scena dell'atto secondo, in cui si assisteva ancora in costruzione il palazzetto dello sport, e quindi ci ha aiutato anche a fare testimonianza di come si è evoluta la città. E poi ci è venuto in mente una sera camminando per qua, per fare la stessa toponomastica che allarga la mente e in un certo qualche modo te la deforma o te la conforma a seconda, e mi sono accorto che in questa strada non c'erano numeri civici, quindi è venuto assolutamente naturale proporre al sindaco, alla giunta, al quartiere Ore, che ringrazio, di dedicare proprio qui, davanti a quello che era il Barnecchi, come nome di sceneggiatura, ma come nome poi passato alla storia, anche come punto di riferimento per i fiorentini, ci si vede al Barnecchi, dedicare questo pezzo di Oltrarno a Mario Monicelli. Io ringrazio il presidente del quartiere 1, Maurizio Sguanci, ringrazio anche la moglie di Mario Monicelli, la famiglia, gli amici, la famiglia di Palazzo, che come spiegavo prima significa che tutta la comunità fiorentina è qui raccolta. Questi sono simboli che vanno ben oltre il panno di stoffa con il video di Firenze con le medaglie attaccate. Rappresentano la comunità di Firenze. Questi ce ne sono due, uno sta in Palazzo Vecchio e l'altro sta dove la città, la comunità fiorentina deve stare. Ringrazio anche la Polizia Municipale qui presente e viva Mario Monicelli. Sì, posso dire una cosa? Assolutamente. Grazie a tutti di essere venuti e sono emozionatissima allo squillo delle trombe, non lo immaginavo, ma è tutte cose che stanno nel mio cuore, perché sono fiorentina, sono di questa città. Voglio ricordare una cosa personale, che con Mario ci siamo conosciuti lì, si chiama Palazzo Benci, angolo via De Benci, dove la troupe di amici miei, che era composta, come tutti sapete, da Maré, Tognazzi, Viller, Benvenuti, De Bernardi, eccetera. Era una grande truppa, un grande cinema, quello del 1975. Eravamo un gruppo di ragazzi, alcuni sono presenti qui, sono dei ragazzi, e che facevamo le comparse per il film, mandate dal teatro comunale. E lì io ho fatto la comparsa per Amici Miei, il primo film, e lì è nata una simpatia con Monicelli. Ma di notte noi comparse lavoravamo a Palazzo Benci come telefonisti per guadagnare una paghetta come universitari, lì è nata tutto in quell'albergo, le scene poi sono state girate qui, sono state finite, eccetera. È un momento di romantico, lo dico tra me e lui, è venuto lì, insomma, a Forza San Giorgio, in là, quindi questo luogo non è solo un luogo pubblico da oggi, voi, ma è il luogo dove è nato un grande amore della mia vita. Volevo dirlo perché sto per Firenze. Grazie. Brava! Brava Chiara! Viva Mario! Viva Mario! Maurizio. Peraltro, amici miei, ha segnato un passo determinante nella storia della cinematografia italiana, perché fino a quel momento la comicità era appannaggio di Roma e del romanesco. Nel 1975, con l'arrivo di Amici Miei, c'è questo cambio di passo e la comicità diventa toscana e nello specifico ancora di più
fiorentina e sarcastica. Quindi non soltanto uno straordinario regista, non soltanto un uomo straordinario, ma anche un uomo che ha saputo lasciare un segno, un cambio di passo proprio nel cinema. Firenze è legata a lui in modo imprescindibile. Ogni volta che si parla si fa una manifestazione che ricorda suo marito, migliaia di persone accorrono da tutta la città perché Firenze, cioè Monicelli incarna la fiorentinità e noi siamo orgogliosi di essere fiorentini e di essere rappresentati così bene, essere stati così bene rappresentati. Grazie. Qualcun altro che vuole lasciare un suo contributo? Posso? Posso. Prego. Per me l'incontro con Mario e Chiara per l'ultima sigarata è stato la chiave di volta per cui è stato un successo. Perché ha portato migliaia di persone a Piazza San Sospirito per rifare per il funerale del Perozzi, che nel film era stato un po' poco atteso, ecco. Quindi io mi viene quasi da commuovermi, perché un uomo come questo ne nasce pochi veramente, un uomo che prende dei ragazzi come noi e ci dà tutto il suo know-how, tutto il suo sapere e soprattutto ci appoggia in quello che è stato un film documentario che penso rimarrà nella storia un po' come questa piazza. Grazie, grazie Chiara, grazie all'assessore. La meritava questa casa, la meritava, grazie. Vai. Bene, bene. Oh, si squilla. Grazie.